Sì, è proprio così, siamo in compagnia di Gigi Castaldo. Gigi, purtroppo il tuo gol non è valso a portare 3 punti a casa. Per la terza partita consecutiva l'Avellino va in vantaggio e in queste 3 partite è riuscito a portare a casa solo 1 punto. Hai detto bene, anche oggi credo che dovevamo e potevamo portare qualche punto importante a casa, perché non meritavamo assolutamente di perdere. Abbiamo fatto una buona partita, però è un periodo che ci gira male, quindi adesso dobbiamo solo cercare e continuare a lavorare. Solo col lavoro possiamo eliminare ancora quei piccoli difetti che abbiamo, perché se passi in vantaggio devi portare la partita al termine, anche se giocavamo contro una squadra forte. Poi comunque abbiamo avuto anche occasioni per pareggiarla, o per sfortuna o per altro non ci siamo riusciti, quindi adesso abbiamo queste 2 partite e dobbiamo cercare di mettere quanti più punti possibili nella nostra classifica. C'è ancora più rabbia perché abbiamo affrontato un Bari che era fortemente rimaneggiato. No, sapevamo che a loro mancavano giocatori importanti, ma nello stesso tempo chi ha giocato ha fatto questa categoria per anni, quindi non abbiamo sottovalutato né l'avversario né altro. Siamo venuti qui per cercare di portare punti a casa e credo, per come è andata la partita, meritavamo sicuro qualcosa in più. Mister Novellino aveva chiesto in conferenza stampa una squadra con la cazzimma. Purtroppo nel primo tempo, specialmente in avvio, l'Avellino ha un po' troppo subito il Bari. Sì, infatti ci siamo fatti schiacciare un po', però al di là di quello loro non è che hanno creato tante palle gol. Poi noi alla prima occasione abbiamo fatto gol nel finire di tempo e ripeto, poi il secondo tempo dovevamo essere più cattivi nel difendere un risultato importante, anche se sapevamo che loro sarebbero usciti alla grande, perché c'hanno giocatori, ripeto, giocatori importanti che fanno la differenza anche nei cambi. È entrato De Luca, hanno giocatori Brienza, Maniero, Fedele, giocatori importanti per la categoria. Quindi portare punti a casa era molto importante, però credo che abbia fatto una grande partita e se continueremo così sicuramente porteremo punti. La cura Novellino sicuramente ha funzionato, sta funzionando dal punto di vista del gioco, però ancora una volta lo ripetiamo, 3 partite, 1 solo punto e la classifica ora fa ancora più paura. Ma assolutamente, sicuramente è cambiato qualcosa, perché comunque in 3 partite credo meritavamo almeno 7 punti, ne abbiamo portati solamente 1 e questo ci fa capire che il calcio a volte è crudele, però noi dobbiamo lavorare perché, ripeto, se continuiamo su queste prestazioni i punti arriveranno. Ti passo il collego a Domenico Dallo. Buonasera, ben ritrovato. Io mi affido soprattutto alla tua esperienza, al tuo carattere e alla tua grande classe che come sempre ha dimostrato quest'oggi anche al San Nicola, al tuo carisma soprattutto, perché Gigi, io personalmente faccio fatica ad individuare una squadra che ha carattere, fatta eccezione appunto di te, di qualche altro tuo collega, però è una squadra che è entrata in campo per l'ennesima volta timoroso rispetto ad un Bari che era falcidiato dalle assenze. Poi quando ti ritrovi in vantaggio grazie a quel tuo gol nel secondo tempo dovresti mangiare il pallone, invece è stato il Bari a farlo. È una squadra che continua ad essere fragile caratterialmente, sei d'accordo o no? Ma guarda, quando purtroppo hai tanti giovani in campo può anche capitare, anche se abbiamo fatto una buona partita, però come hai detto tu, quando vai in vantaggio poi devi essere più cattivo nel difendere il risultato e cercare di farli male in contropiede. Però se guardiamo la partita credo che non meritavamo assolutamente la sconfitta, quindi dobbiamo lavorare più sulla testa, perché nelle ultime 3 partite si è andati in vantaggio tutte e 3 volte e alla fine abbiamo portato 1 solo punto, quindi dobbiamo metterci un po' più di cattiveria nel difendere i risultati, quello sicuro. Gigi, qui dallo studio abbiamo visto tutti la tua esultanza, un urlo liberatorio come ne avevi già fatti in passato, un urlo liberatorio dovuto soprattutto alle critiche che hai ricevuto in queste settimane. Noi più volte abbiamo detto che Gigi Castaldo, non dimentichiamocelo, sta giocando con 2 costole rotte, un infortunio certamente non da poco, un urlo liberatorio dovuto anche
a questo deferimento che c'è stato ieri e che ti riguarda in prima persona? Ma per quanto riguarda le critiche, ci stanno tutte, perché comunque quando non arrivano i risultati, non arrivano i gol, è sempre facile attaccare, ma l'importante è che uno rimane sempre lo stesso, cerca sempre di lavorare. Io cercherò sempre di dare tanto, tutto per questa maglia, perché comunque ripeto, anche oggi avevo ancora dolore alle costole, non è un dolore che andrà via tra qualche mese, quindi mi sono sempre messo a disposizione e oggi per fortuna è arrivato il gol, ma al di là di quello ero più contento se arrivasse un risultato importante, perché ripeto, l'obiettivo personale va al di là di tutto. Noi dobbiamo pensare alla squadra e a mettere punti nella classifica, perché è una classifica pericolosa però nello stesso tempo corta, quindi tutto può succedere ancora. Gigi, su questo deferimento che c'è stato ieri e che ti ha riguardato in prima persona con questa accusa di omessa denuncia? Ma vabbè, quello poi credo che si andrà un po' per le lunghe, ma sono tranquillo sia io che la società, quindi credo che andrà tutto bene, perché non c'è niente di ecco, da abbiamo preoccuparsi. Però visto, Gigi, che questo ovviamente, come hai detto tu, hai carattere, hai reagito nel miglior modo possibile sul campo. Può influire questo aspetto su una squadra già debole dal punto di vista caratteriale, psicologico, questa mannaia del deferimento? Ma credo di no e spero di no, perché comunque noi ci dobbiamo concentrare sul campo, quindi il mister è arrivato da 3 settimane e un cambiamento c'è stato sia sotto il profilo del gioco, sicuramente c'è stato. Le voci extracalcistiche a noi non ci devono interessare, sia a noi che sia a me che a tutta la squadra, quindi dobbiamo pensare solo a lavorare sul campo, poi le altre cose vedremo in futuro. Appello alla tifoseria, anche se non c'è bisogno, per la sfida di sabato, una sfida che al di là dell'aspetto campanilistico assume un'importanza davvero notevole contro la Salernitana. Ma c'è poco da dire alla tifoseria, anche oggi hanno dimostrato quanto vale avere una tifoseria del genere. Non siamo mai soli e noi insieme a loro, insieme alla società, dobbiamo raggiungere l'obiettivo che sappiamo, cioè quello della salvezza. Quindi, quanto riguarda sabato, noi sappiamo già che saranno in tanti e ci daranno una mano come hanno sempre fatto, quindi adesso sta a noi portare questi 3 punti importanti per la classifica. Ok, perfetto, grazie mille Gigi. Grazie a voi, buona serata.